Io sono Alfredo Balasco, un architetto che si occupa principalmente del rilievo nel settore dei beni culturali. Il progetto che attualmente ho in corso di esecuzione è il completamento del rilievo del Teatro Romano di Benevento. Gli obiettivi sono quello di aggiornare in effetti una vecchia pianta del teatro realizzata alla fine degli anni Ottanta e integrare il vecchio rilievo con il nuovo scavo archeologico che ha consentito di scoprire una parte della cavea del teatro. Le problematiche erano quelle di inserirsi in maniera precisa e corretta su un rilievo vecchio di circa 30 anni e pertanto si è deciso di utilizzare una tecnologia basata sulla fotogrammetria con riprese dal drone e con riprese a terra. I tempi di realizzazione per l'acquisizione di tutta l'area del teatro sono stati brevissimi. Nell'arco di due giornate lavorative si è risolto sia il volo sia le riprese a terra. Le tecnologie utilizzate per il rilievo sono state varie. Una si è basata appunto sull'uso del drone, l'altra su riprese di fotogrammetria a terra e il tutto supportato con un appoggio topografico a terra. Ho scelto queste tecnologie perché con il tempo ho avuto modo di testare che sono tecnologie che non solo, ripeto, consentono di acquisire i dati in maniera veloce, ma danno anche un risultato a livello di precisione notevolissimo. Il dettaglio, diciamo, di precisione, considerando l'appoggio topografico a terra e quindi la scalatura delle nuvole, dei punti, sui punti battuti a terra, è millimetrico. Per quanto riguarda il drone, ho usato un drone Anaffi, mentre i programmi che mi hanno consentito di generare la nuvola dei punti è stato Pix 4D, e mentre tutta la gestione della parte numerica e topografica con Analyst.